Alberto Tomba ha un vantaggio su Girardelli di quasi un secondo. Io so che Alberto vuol sempre vincere, ma io fossi lui oggi cercherei di correre anche un po' con la testa, perché Furuset è fuori e Furuset è l'avversario numero uno per la Coppa. Anche 20 punti, un secondo posto, tutto sommato non fanno mica male, almeno questa è la mia sensazione. Era un calcolo che Alberto avrebbe già potuto fare a Madonna di Campiglio. Lui però in questo momento, io sono convinto che tutte le gare vuol cercare di dimostrare a tutti che le ultime due stagioni vanno cancellate, ma che lui è di una categoria superiore rispetto agli altri. Forza Albertone. Direi ben centrato qui nella parte alta. Beh, insomma, io non voglio parlare, ma è stato assolutamente straordinario qua in alto. Credo che meglio di così non si possa sciare, Marco. No, eccezionale. Mamma mia. Molto più alto di Baricentro di quanto non fosse l'ultima volta che l'ho visto l'anno scorso. Sì, farà una centralità davvero straordinaria, mentre qui dove può, vedi che si siede di nuovo per far correre lo sci il più possibile. Forza Alberto, che se tieni questo ritmo per Urskeling mi sa che è dura riuscire a passarti davanti. 40 e 61, 57 centesimi di ritardo, questo è un tempo naturalmente più che sufficiente per rissarsi al comando, almeno nei confronti di Marco Girardelli. Direi molto bene anche in questo tratto che tanti problemi ha creato. Secondo me Alberto qui, non so se la pensi come me, ha ragionato. Mentre è partito molto deciso a metà gara, l'ho visto già più controllato. Praticamente è una prova perfetta. È una prova da uno che vuol vincere la Coppa. Molto bene anche qui sul muro finale. Grandissimo il finale. Le ultime 5 porte straordinarie. Le ultime 5 porte davvero straordinarie. Signori, abbiamo visto un Adel Kelin. Sono belle gatte da pelare, eh. Qui suggeriscono termini diversi, ma bisogna utilizzare termini più consoni. Forza Urskeling, 15 centesimi di vantaggio nei confronti di Alberto Tomba. Urskeling ha acquisito quest'anno una sicurezza davvero straordinaria con gli sci molto molto larghi, e fa impressione perché Kelin è bassissimo, quindi per tenerli così larghi vi assicuro che sono davvero tanto distanti fra di loro, e lui in questo modo ha davvero un grandissimo equilibrio sugli sci. Come l'hai visto in alto? Ha fatto una bella discesa, non credo possa impensierire. Anch'io Alberto, penso che non ce ne sia ben poco da fare, e ha già perso 1,04, quindi rispetto a Tomba ha perso 5 decimi, e considerato come Alberto ha sciato sul muro, mi sa che sarà dura per lo svizzero passargli davanti, anche se qui non sta sciando male, ma insomma sono convinto che ce la facciamo stavolta. Forza Urskeling sul muro finale dove Alberto ha disegnato davvero una prova straordinaria. 1,12,30 al tempo che dovrebbe fare per passare al comando. 10-11 dietro, 1,12,83 secondo Urskeling, quindi Alberto rivince in slalom gigante 2 su 2, una doppietta straordinaria.